Bene, buonasera a tutti. Prima di tutto grazie per la pazienza, scusateci per il leggero ritardo, ma questo è uno dei concerti sicuramente più attesi del cartellone. Ci sono state tantissime richieste, molte persone sono rimaste fuori, ma cercheremo di, abbiamo cercato appunto di surrogare con la trasmissione in streaming e speriamo poi di poter eventualmente bissare alcuni dei concerti che hanno ricevuto più adesioni, che hanno lasciato fuori molte persone. Siamo circa, abbiamo fatto il giro di boa del Cartellone Music Festival, il Potere Music Festival di quest'anno. Noi siamo estremamente contenti, l'ho detto negli altri concerti, ma ci tengo a ribadirlo, per questa vostra affluenza, questa vostra presenza così continua e così solidale. Veramente è un piacere poter aver iniziato a fare i concerti dal vivo con questa conferma che i 2 anni che ci hanno separato da poterli rifare ancora più liberamente di come li stiamo facendo. Speriamo che dal 1º maggio sia possibile farlo ancora di più, ma credo che sia un percorso che ci possa riportare a una rinnovata modalità di fruizione e di partecipazione ai nostri concerti. Ancora tante cose abbiamo ancora da aggiustarle, ma ci tenevamo a confermare alcune delle novità che abbiamo, come dire, sviluppato durante il lockdown, durante i concerti in streaming. Quindi questo concerto sarà ovviamente ripreso in contemporanea, ci saranno alcune interazioni con il video che è ancora da sistemare, ma speriamo che alcune cose possano essere apprezzate da voi. Vi daremo la possibilità poi durante la fine della stagione di segnalare le cose che avete apprezzato, che avete meno apprezzato, che ci aiutano sempre a migliorare. Ma vi ringraziamo veramente di questa vostra presenza. Ringraziamo la Fondazione Pisa, che è il main sponsor del festival, il Comune di Pontedera e ovviamente l'Accademia Musicale Pontedera e la Fondazione Piaggio, che sono i due artefici della manifestazione. Il concerto di questa sera vede protagoniste due artiste, Glenda Poggianti, che è la nostra docente di pianoforte, una delle nostre docenti di pianoforte, che insieme a Daniela Bulleri hanno ideato questo format che è già il terzo anno che propongono, un format che è assolutamente coinvolgente perché unisce l'esecuzione musicale a un viaggio dentro il personaggio, dentro l'autore, dentro ciò che lo ha mosso spesso a comporre o non a comporre, a vivere una vita talvolta normale, talvolta estremamente straordinaria e che collega in modo molto, come dire, di pancia, vorrei dire, il momento del biografico con il momento musicale. Si raggiungono momenti molto toccanti, molto, energici, di raccoglimento, di riflessione. Credo che sia uno degli appuntamenti, appunto, come dicevo, che hanno ricevuto il favore del pubblico. Quindi vi ringraziamo veramente di questa presenza. Vi ringrazio Glenda Poggianti e Daniela Bulleri, a cui vi chiedo di fare un grandissimo applauso e auguro a tutti un buon ascolto. Grazie.
compositore, un ragazzino di appena 8 anni, è il figlio del signor Nicolas Chopin, professore di lingua e letteratura francese al liceo di Varsavia. Si tratta di un vero genio musicale, che non solo eseguisce al piano con la più grande facilità e con un gusto straordinario i più difficili pezzi, ma ha già composto qualche danza e variazione che provocano il più grande stupore dei conoscitori. Se questo ragazzo fosse nato in Germania o in Francia, avrebbe già attirata l'attenzione di tutti. Anche sul nostro suolo nascono dei geni e soltanto la mancanza di vistosa pubblicità li tiene nascosti al grande pubblico. Chopin, 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 Friedrich, Frédéric François. Di padre senza dubbio francese, madre sì polacca, ma sicuramente imparentata con la contessa Scarbeck. O forse ne era la dama di compagnia, o forse solo la governante. E lui, Chopin, deve essersi senz'altro formato tra i discepoli di Johann Sebastian Bach. Insomma, tutto quello che ruota intorno alle origini di Chopin, dalla data di nascita, persino l'anno di nascita, 1809-1810, dalla provenienza dei genitori fino ai quadrisnonni, fino alla corretta grafia del nome e del cognome, tutto resta avvolto da un'aura di mistero. Perché Chopin non era tedesco, non era francese, non era austriaco, non era nemmeno italiano, era scandalosamente polacco. E in Polen ist nicht zu holen. In Polonia non c'è niente di buono, come si suol dire. La realtà è invero piuttosto banale sulle modeste piccolo borghesi origini di uno dei più grandi musicisti del romanticismo, mal si conciliava con l'immaginario comune dell'artista. Il padre, professore di francese in un liceo di Varsavia, sposato a una modesta governante polacca, assicura al figlio un'infanzia tremendamente ordinaria. Chopin, delicato e gracile nel fisico, trascorre le estati della giovinezza in campagna tra feste, covoni di grano, liti fra animali da cortile, corse nei campi con le mietitrici che, scrive il ragazzo, appena quindicenne. Hanno cantato strofe di canzoni in cui motteggiavano ognuno di noi. Davanti alla casa c'è uno spiazzo verde, il nostro varsaviense è magro come un cane, sul fienile ci sono delle pertiche, il nostro varsaviense è molto sverto. Poi cominciarono i valzer, i salti. La signorina Borsevska ha ballato 2 volte con me, dunque mi hanno chiamato suo amante e fidanzato. Chopin, talento precoce, conduce quindi una vita normale. Studia i primi rudimenti di musica con la madre, non con Czerny, né con Hummel o con Kalkbrenner. Dà all'età di 8 anni il suo primo concerto. Suona il pianoforte da solo, non si esibisce nel circuito concertistico di Moscheles, Thalberg, Mendelssohn, Schubert. Non fa audizioni per Cherubini o Rossini, né per i principi Esterhazy. Fa il suo liceo ed invece di iscriversi all'università, sceglie la Scuola Superiore di Musica, dove studia composizione con Josef Elsner. E nel 1829 il padre scrive: «Signor Ministro, lavorando da oltre 20 anni nella professione pedagogica al liceo di Varsavia e convinto di aver compiuto i miei doveri, mi prendo la libertà di indirizzare a Vostra Eccellenza un'umile petizione per pregarla di ottenere dal governo una grazia che considererei come la più alta delle ricompense». Nicolas chiede una somma che consenta al figlio di intraprendere un viaggio di istruzione all'estero per 3 anni. Ma la Commissione Affari Interni lo liquida così: «Non possiamo condividere che i fondi pubblici siano dissipati per incoraggiare artisti del genere». E i fondi vengono concessi ad un compagno di scuola di Chopin, tale Tomasz Niedecki, che si acculturò all'estero per poi tornare come sovrintendente dell'Opera di Varsavia. La musica nella valigia, la mia anima sotto braccio e via, in diligenza. Scorreranno inutili lacrime per tutta la città. E io,
freddo e arido come una pietra, riderò di tutti i miei poveri cari che mi saluteranno così teneramente. E così Chopin parte, a spese della famiglia, prima per Vienna, infine per Parigi, per non tornare mai più. Non perdete mai di vista la nazionalità. La nazionalità e ancora la nazionalità, scrive Witwicki, poeta polacco, a Chopin che emigra. V'è una melodia natia, come v'è un clima natio. Chopin rappresentava la Polonia, la sua patria come lui la sognava nei salotti parigini, scrive nel 1872 Wilhelm von Lenz, allievo di Chopin a Parigi. Chopin è stato l'unico pianista politico. Suonava la Polonia, metteva in musica la Polonia. Franz Liszt ha detto delle mazurche che ciascuna andrebbe assegnata a un pianista diverso e di prima categoria. Liszt ha sempre ragione, risponde Chopin. Credete forse che io sia contento di me quando le suono? Mai! Mi è capitato solo una o due volte, ispirato dall'atmosfera della sala. È solo in tali occasioni che bisognerebbe ascoltarsi. Una volta all'anno, il resto è lavoro. Secondo il compositore Berlioz, Chopin è l'unico a poter suonare la sua musica. La sua esecuzione è intessuta di mille sfumature di tempo di cui lui solo possiede il segreto. Furono proprio le sfumature di tempo, l'irregolarità dell'accentuazione, così tipica delle danze nazionali come mazurche polacche, a costare a Chopin l'alterco con Meyerbeer, celebre pianista e compositore. È ancora Lenz a raccontare quanto avvenne a casa di Chopin. Un giorno Meyerbeer arrivò da Chopin durante una mia lezione. Non si era fatto annunciare, inutile dirlo. Lui era un re. Suonavamo la mazurka in do, che pur essendo una pagina ne riassume non meno di altre 100. Meyerbeer si sedette. Io continuai. È in 2/4, disse. Dovetti ripeterla, mentre Chopin con la matita in mano batteva il tempo sul pianoforte. Il suo sguardo si infiammava. 2/4, ripeté placidamente Meyerbeer. Se mai ho visto Chopin arrabbiarsi, fu in quel momento. Com'era bello a vedersi. Un timido rossore coloriva le sue guance pallide. È in 3/4, disse a voce alta. Datemela per un balletto della mia opera, replicò Meyerbeer, e vi dimostrerò il contrario. È in 3/4, gridò quasi Chopin. Lui che non alzava mai la voce al di sopra di un mormorio. Mi spinse via dalla sedia e si mise lui stesso al pianoforte. 3 volte suonò il pezzo contando ad alta voce e battendo il piede per il tempo. Era fuori di sé. Meyerbeer restò del suo parere e si lasciarono malamente. Senza salutarmi, Chopin era scomparso nel suo studio. Tuttavia era lui ad avere ragione. Perché anche se il terzo tempo non ha il suo valore normale, non per questo smette di esistere. Franz Liszt, nel suo Vita di Chopin, ne parla così. In Polonia, la mazurka non è solo una danza, è una poesia nazionale. Molte di quelle arie portano il nome di un pensiero, di un eroe. La mazurka di Chlopicki fu per 30 anni popolare a causa del suo ritmo e della sua data, 1830. Ci vuole una nuova valanga di cadaveri e di vittime, una nuova inondazione di sangue, un nuovo ripopolamento della Siberia per soffocare fin l'ultima eco dei suoi accenti. Dopo quell'ultima catastrofe, la più grave di tutte, la Polonia è silenziosa, o per meglio dire, muta. Chopin si era impadronito di quelle ispirazioni con rara felicità per aggiungervi il pregio del suo stile. Bisognava aver visto danzare la mazurka in Polonia. Soltanto là si può afferrare ciò che questa danza racchiude di fiero, di tenero, di provocante. Per cominciare,
Tutte le coppie si danno la mano formando una gran catena viva e immobile, disponendosi in un cerchio. Esse si slanciano al seguito della prima, che è la coppia d'onore, con un'animazione scintillante e una gelosa rivalità. In capo a un'ora o due il medesimo cerchio si forma nuovamente per terminare la danza in una ridda di rapidità vertiginosa. Vi sono pochi spettacoli più affascinanti di quelli che offre un ballo in Polonia. Brevi amori annodati e disciolti, civetterie, fantasie, elegie, passioni e abbozzi di sentimenti. Patria, onore e libertà. Libertà. Libertà soprattutto. Odio della schiavitù e del dispotismo, odio della bassezza e della viltà, morire, morire subito, piuttosto che dipendere dal beneplacito degli zar e delle zarine, dalla collera assassina e bizzarra dell'autocrate. Nel gran numero delle mazurche di Chopin regna un'estrema diversità di motivi e di impressioni, ma nella maggior parte si distingue prima di tutto l'impercettibile fruscio del tulle e della garza sotto il soffio leggero della danza, il rumore di ventagli, il ticchettio dell'oro e delle gemme. Alcune sembrano dipingere il piacere coraggioso, ma mimato d'ansietà, di un ballo alla vigilia di un assalto. Altre sembrano rivelare le angosce, le pene, i segreti, portate a feste il cui fragore non nasconde i clamori del cuore. Altrove ancora si afferrano come dei terrori repressi, timori, presentimenti di un amore che lotta e sopravvive, che la gelosia divora. Quindi è un turbine, è un delirio, in mezzo a cui passa e ripassa una melodia rotta e ansante, come le palpitazioni di un cuore che viene meno e si schianta e muore d'amore. Scrive Chopin ai familiari: io qui non imparo nulla che sia di natura viennese. Per esempio, non so ballare come si deve nessun valzer. Il mio pianoforte sentiva solo mazurche. Thank you.
Varsavia, 1831. Il nemico in casa, i sobborghi distrutti, bruciati, nelle mani di quelle canaglie. Oddio, ci sei tu. Ci sei e non ti vendichi. Non è ancora abbastanza dei delitti dei moscoviti. Eppure tu stesso, pure, sei un russo. Hanno bruciato la città. Le mie sorelle sgomente, mio padre disperato, non ha a chi affidare mia madre. E io sono qui con le mani nude, talvolta solo, gemo, soffro sul pianoforte, mi dispero. Dio, sconvolgi la terra, che inghiotta gli uomini di questo secolo. Thank you.
banchiere austriaco Gay Müller dichiarò di essere felicissimo di fare la conoscenza di un tale artista, ma che non gli augurava di suonare a Vienna, dove ci sono tanti buoni pianisti che bisogna avere una grande reputazione per riuscire a guadagnare qualcosa. Vienna non era esattamente il mondo che Chopin si era figurato in cuor suo. Se non fosse perché oggi sarei un peso per mio padre, tornerei. Maledico il momento della mia partenza. Troppe cose mi sono cadute sul capo. Tutte le cene, le serate, i concerti, le danze, di cui ne ho fin sopra i capelli, mi annoiano. Queste cose mi piacciono, non in modo così crudele. Non posso fare come mi piace, devo vestirmi, pettinarmi. Nei salotti devo fare la parte dell'uomo tranquillo. Ma poi, tornato a casa, tuono sul pianoforte. Dì ai miei genitori che sono contento. Scrive al grande amico e flautista Jan Matuszynski. Di che non mi manca nulla. Che me la passo benissimo, che non sono mai solo. Sto male, ho preso il raffreddore. Il tuo flauto avrà motivi per i suoi gemiti, ma prima il mio pianoforte esaurirà tutti i suoi lamenti. La tristezza mi ha preso, perché? Neppure la musica oggi mi consola. È già notte tarda e non ho voglia di dormire. Non so cosa mi manca e ho già più di 20 anni. Chopin nel frattempo persegue, più o meno involontariamente, un intento preciso. Kalkbrenner, eccelso pianista che Chopin stimava sopra ogni altro, gli fa la proposta di studiare con lui per 3 anni. Mi ha detto che non ho scuola e che intralcio così lo svolgersi dei miei pensieri. In Germania non ho trovato nessuno che potesse insegnarmi qualcosa sul pianoforte, perché sebbene più di uno sentisse che mi mancava qualcosa, tuttavia non sapeva dirmi cosa. Ho dei proposti ben fermi. Non sarò mai una copia di Kalkbrenner. Non sarà capace di cancellare il mio desiderio, forse troppo ardito, ma nobile, crearmi un mondo nuovo. Fin dai primi concerti a Varsavia, il pubblico aveva apprezzato il talento del giovane Friedrich, non mancando tuttavia di lamentarsi per la debolezza generale del suo suono e per l'eccessiva enfasi espressiva, quel tempo rubato, tempo sottratto, secondo Liszt, spezzato, duttile, languente, vacillante come le cime degli alberi inclinati qua e là dai mutevoli soffi di una brezza pungente, che talvolta andava a scapito del rigore ritmico, come avrebbe sottolineato persino la virtuosa del pianoforte Clara Schumann. Il tocco è netto e sicuro, ma non ha lo splendore del quale i nostri virtuosi danno prova, commentavano i primi critici. Peccato che questo giovane abbia un aspetto così poco appariscente. Chopin lo sapeva, avrebbe scritto lo stesso Liszt, che aveva ben compreso la forza del recital chopiniano. Lo sapeva anche troppo, che non agiva sulla moltitudine e che non poteva colpire le masse. Aveva coscienza di non essere perfettamente apprezzato che in quelle riunioni, disgraziatamente troppo poco numerose, in cui tutti gli spiriti erano preparati a seguirlo ovunque. Rivolgendosi a una società piuttosto che a un pubblico, poteva mostrarsi qual era: poeta elegiaco, casto e sognatore. Non aveva bisogno di stupire né di trascinare. Sin dai primi accordi tra lui e il suo uditorio si è stabilita una stretta comunicazione. Io non sono adatto a dare concerti. La folla mi intimidisce. Mi sento asfissiato dai suoi respiri precipitosi, paralizzato dai suoi sguardi curiosi, muto dinanzi ai suoi volti estranei. Chopin voleva suonare e stampare i suoi lavori a Vienna. Ed ovviamente non voleva farlo gratis, o almeno non per sempre, perché se le mazurche erano state accolte con entusiasmo in quanto rispondevano al desiderio di esotico, non tutti apprezzarono i primi lavori non proprio rassicuranti di Chopin.
La ballata in sol minore, lo scherzo opera 20, molti valzer e notturni delineavano contrasti emotivi, tinte accese, stravaganze compositive fino ad allora tenute a bada. Non tutti li apprezzarono, tranne, scrive Chopin, un tedesco entusiasmato da queste variazioni su Don Giovanni, dal quale ho ricevuto una recensione di 10 fogli, in cui dopo enormi premesse entra nella disamina del pezzo battuta per battuta, spiega che non sono variazioni come tutte le altre, ma che si tratta di una sorta di tableau fantastique. Dice che nella seconda variazione Don Giovanni corre con Leporello, della terza che abbraccia Zerlina mentre Masetto si adira, e dell'adagio dice che Don Giovanni bacia Zerlina sul re bemolle. Mi chiedevo dove ce l'avesse Zerlina, quel re bemolle e il resto. C'è da morire per la fantasia di questo tedesco. Il tedesco è Robert Schumann, che per quanto fantasioso difficilmente sbaglia come critico musicale, e che commentando le variazioni opera 2 con i suoi alter ego immaginari Eusebio e Florestano scrive: un'opera 2, i visi si infiammarono di stupore inconsueto. Sì, ecco finalmente qualcosa di ragionevole. Chopin, non ho mai udito questo nome, chi può essere? Ad ogni modo, signori, giù il cappello. Ecco un genio. L'incredulità di Chopin non è propriamente modestia, quanto piuttosto riluttanza nei confronti dell'accostamento delle sue composizioni ad un programma letterario, rifiuto della musica che non fosse pura e bastante a se stessa. Le 4 ballate furono composte tra Vienna, Parigi e Palma di Maiorca. Fu Schumann uno dei primi a suggerire un legame, una suggestione indiretta tra le ballate di Chopin e le ballate del poeta, suo connazionale Adam Mickiewicz. Liaison che trova giustificazione solo nel romanticismo polacco modellato sull'arte popolare e dal carattere epico nazionale di cui Chopin è interprete assoluto e insuperato. Stravolta nella forma classica, la ballata chopiniana condensa in un'unica composizione la tecnica della variazione, la trama del notturno, ritmi di danza popolare, melodie ricorrenti. La coda della 4ª ballata chiude e sovrasta l'intero ciclo come un'entità mostruosa che tona e ruggisce e che, dimenandosi e tormentandosi, rivendica il canto struggente di un popolo intero e del suo poeta in esilio. Thank you.
Parigi, è tutto quello che vuoi. Puoi divertirti, annoiarti, piangere, ridere, fare tutto ciò che ti piace. E nessuno si accorge di te, perché qui ci sono migliaia di persone che fanno le stesse cose e ognuno a proprio modo. Del resto, non so dove ci siano più pianisti che a Parigi, non so dove ci siano più asini e virtuosi che qui. Sono entrato nella migliore società. Sto fra ambasciatori, principi, ministri. E non so neppure per quale miracolo, perché non ho fatto niente per ottenerlo. Degli artisti ho amicizia e stima. Dopo un solo anno di soggiorno qui, persone di grandissima reputazione mi dedicano le proprie opere, prima che io dedichi a loro le mie. Allievi del conservatorio di Moscheles, Herz, Kalkbrenner, artisti fatti, prendono lezioni da me. Se fossi ancora più stupido, penserei di essere al culmine della mia carriera. E invece vedo quanta strada ho ancora davanti a me. A Parigi la situazione professionale di Chopin evolve inaspettatamente e drasticamente. Frequenta la migliore società, tiene moltissime lezioni presso famiglie altolocate, suona nei salotti aristocratici, è amico di Delacroix, Berlioz, Bellini, Hiller, adora Kalkbrenner, diplomaticamente descrive Czerny come uomo assai più sensibile di molte sue composizioni. Non apprezza particolarmente Mendelssohn, dice di Clara Schumann che suona come meglio non si può, ed è amico profondo ed ammiratore di Liszt. Liszt sta suonando i miei studi opera 10, vorrei rubargli il modo di suonarli. Si fa spazio nel suo carteggio una figura descritta come il compagno, talora la padrona di casa, altrove è il proprietario dei cani Cocò e Marquis. Di tanto in tanto è Lucrezia, o Leila, come la chiama Liszt. Si tratta di Georges Sand, pseudonimo di Amandine Aurore Lucille Dupont, romanziera, anticonformista, femminista in lotta politica, forse la prima donna moderna della storia. 6 anni più anziana di lui, capelli color cioccolata, un divorzio, figli a carico, sarà la compagna, o meglio, il compagno di Chopin per 8 anni. Non si sposeranno mai e lei giustificò la loro scandalosa convivenza con la malattia di lui. Cominciò a tossire in modo preoccupante e mi vidi costretta a dare le dimissioni da infermiera. Gli offersi uno dei miei padiglioni, del quale potevo cedergli parte. Accettò con gioia. Dice Chopin di lei: ha una buona stella che la protegge. Ha un'ottima salute nonostante lavori moltissimo e ha ancora una vista perfetta, pur avendo scritto tanti libri. Tutti la adorano, è caritatevole. Solo non dice sempre la verità. Ma questo è permesso a una romanziera. Dicevano che era pazza perché vedeva le cose chiaramente. E scrive Georges Sand a sua volta: il genio di Chopin è il più profondo e il più ricco di sentimenti che sia mai esistito. Egli fa parlare a un solo strumento il linguaggio dell'infinito. Sa riassumere in 10 righe poemi di un'elevazione immensa, drammi di un'energia senza pari. Ci vorranno grandi progressi nel gusto e nell'intelligenza dell'arte perché le sue opere vengano popolari. La sua musica è piena di sfumature e di imprevisto, talvolta raramente bizzarra, misteriosa, tormentata. Non vuole manifesti, non vuole programmi, non vuole pubblico numeroso, non vuole che se ne parli. È spaventato da tante cose che gli ho proposto di suonare senza candele, senza uditori, su un pianoforte muto. La coppia fugge a Palma di Maiorca nel 1838 in cerca di isolamento, ispirazione, nonché tepore e sollievo per la preoccupante tosse di Chopin. Sono a Palma, tra i cedri, cactus, gli ulivi, gli aranci, i limoni, scrive all'amico Julian Fontana. Il cielo è turchese, il mare di lapislazzolo, le montagne di smeraldo. Vado a Pleyer perché ancora non è arrivato il mio pianoforte. Fra poco riceverai i preludi. Abiterò in una magnifica certosa, nel più bel posto del mondo. Ora mi sento vivere, sono un uomo migliore. Se la vena compositiva di Chopin trae giovamento dalla compagnia di Georges Sand e dalle meraviglie naturali che lo circondano, altrettanto non può dirsi della sua salute.
La padrona di casa racconta di allucinazioni notturne, di creature che lo tormentano quando è solo nella sua cella. Malgrado tutto, Chopin non perde il suo proverbiale umorismo dolce amaro. Sono stato ammalato come un cane. Sono arrivati tre dottori, i più celebri di tutta l'isola. Il primo ha detto che ero già crepato, il secondo che stavo per crepare, il terzo che creperò. Ma io non posso crepare, tossisco soltanto. E ormai da tempo, coperto di impiastri, aspetto la primavera o qualcos'altro. La primavera arriva e Chopin fa ritorno a Marsiglia, poi a Parigi, infine a Noantes-Vic. Non sono ancora affatto considerato tisico. Mi curo con i vescicanti, bevo solo latte, sto al caldo e ho l'aria di una signorina. Tossisco e non faccio nulla. Sputo sangue e i medici mi impediscono di parlare. Oggi ho finito la fantasia e il cielo è bello e il cuore è triste, ma non importa. Vorrei finire la sonata per violoncello, la barcarola e qualcosa che non so ancora come chiamerò, ma dubito di avere tempo. Tossisco insopportabilmente, non è una novità. La fantasia, la barcarola e la successiva polacca fantasia sono tra le ultime grandi opere di Chopin che maggiormente influenzeranno la storia della musica e la scrittura pianistica, anticipando sonorità sinfoniche, nuove concezioni armoniche e timbriche. Chopin evolve infine verso la forma aperta della barcarola. Un susseguirsi di temi, dal notturno al tempo di ballo, alla festosità del finale, alle sonorità decolorate che sembrano anticipare il Debussy dei preludi. Scrive Serhalle, pianista e compositore in stretto legame con Chopin. In occasione del suo ultimo concerto a Parigi, all'inizio del 1848, Chopin eseguì l'ultima parte della sua barcarola in un modo radicalmente opposto alle indicazioni stampate. Suonò pianissimo, ma con sfumature così meravigliose che veniva da chiedersi se questa nuova versione non fosse preferibile a quella a cui si è abituati. Solo Chopin era capace di imprese simili.
Lavoro poco, cancello molto, tossisco a sufficienza. Ormai respiro appena, sono pronto a crepare. E anche coloro con i quali ero in maggiore armonia sono morti per me. Persino il nostro migliore accordatore si è annegato. E ormai non posso più disporre in questo mondo di un pianoforte accordato come piace a me. Mia madre e le mie sorelle vivono, grazie a Dio. Ma c'è colera. Che tu non sia stato preso dalla febbre gialla e io dall'itterizia è cosa inspiegabile, perché entrambi siamo stati fatti per questi giallori. Ti scrivo sciocchezze perché non ho nulla di sensato in testa. Vegeto e aspetto l'inverno pazientemente. Tutto ciò che mi è rimasto è un grande naso e un quarto dito non del tutto esercitato. È il 1848, Chopin si trova in Inghilterra, oramai completamente debilitato. Scriverà poco più che un valzer e due mazurche in 2 anni. Mentre suonavo la sonata in si bemolle per amici inglesi, mi è accaduta una strana avventura. Avevo suonato più o meno correttamente l'allegro e lo scherzo e stavo per iniziare la marcia funebre, quando improvvisamente ho visto scorgere dalla cassa aperta del mio pianoforte le creature maledette che mi erano apparse alla certosa. Sono dovuto uscire un momento per riprendermi. La mia arte dov'è finita? Appena ricordo come si canta al mio paese. Rimessosi temporaneamente in sesto, Chopin suona a Londra per la società letteraria polacca. Sarà l'ultimo concerto della sua vita. Che riuscì molto bene, commentò il giorno dopo. Ma subito dopo aver suonato non ho potuto dormire per tutta la notte, un terribile mal di testa, oltre alla tosse e ai soffocamenti. Perché Dio non mi uccide di un colpo, invece che così, un po' per volta, e con la febbre dell'indecisione. Venerdì a metà giornata sarò a Parigi. Ti prego, fa accendere il fuoco, riscaldare, spolverare. Forse potrò ancora guarire. Tranne che per i domestici, i medici e qualche occasionale visita degli amici, Chopin è solo, stremato dalla tosse. Scrive agli amici lontani, ai familiari, a George Sand, che dopo la loro rottura è tornato a Nohantwick. Il respiro è sempre più faticoso e né l'inverno né le epidemie che assillano Parigi dopo i moti rivoluzionari aiutano. I medici sono evasivi, danno benedizioni più che medicine. Non consigliano né terapie, né bagni termali, né solfati, né farmaci. Chopin inizialmente non lo accetta e li trova tutti matti. Oggi mi sento meglio perché ho mangiato di più ed eliminato le medicine. Ma come sempre soffoco e tossisco, solo che lo sopporto più facilmente. Non ho ancora incominciato a suonare. Comporre non posso e non so cosa avrò da mangiare fra poco. Tutti se ne vanno, alcuni per paura del colera, altri per paura della rivoluzione. In città la malattia ristagna, anche della Croix è in campagna da una settimana. Questa notte ho avuto un'emorragia, ma non ho fatto nulla e ora sputo sangue. Il mio medico non è più venuto da una settimana. Lasciato a me stesso, forse mi rimetterò prima. Crouvelier, celebre medico francese, non mi ha fatto prendere quasi niente. Mi ha solo raccomandato di restare tranquillo. Ma vedo che anche lui mi considera tisico. Suono sempre meno, non posso scrivere. Sono costretto a letto per metà della giornata. La situazione si fa disperata. Chopin, consapevole del suo destino, scrive alla madre e alla sorella. Miei cari, se potete, venite. Sono malato e nessun dottore mi può aiutare. Arriva Lutwitzka, la sorella cara, la quale, scrive Liszt, lo assisteva senza posa, pregava e piangeva. La malattia era giunta all'ultimo termine. Le sofferenze diventavano sempre più vive. Le crisi si moltiplicavano e ogni volta si avvicinavano all'estrema. Quando gli davano tregua, Chopin ritrovava la sua presenza di spirito. Voleva essere sepolto a fianco di Bellini al cimitero di Père Lachaise, accanto alla tomba di Cherubini. La domenica 15 ottobre, varie crisi più dolorose durarono molte ore di seguito.
La contessa Patočka era commossa, le lacrime sgorgavano. Chopin le chiese di cantare. Il pianoforte del salotto fu fatto scorrere sino alla porta della camera. La contessa cantò con veri singhiozzi della voce. Chopin sembrò soffrire meno mentre la ascoltava. Durante la notte crisi sempre più penose tornarono e continuavano, una sonnolenza convulsa che durò fino al 17 ottobre 1849. Verso le 2 l'agonia cominciò. Il sudore freddo gli colava dalla fronte e gli chiese: «Che c'è vicino a me?» Reclinò il capo per baciare la mano che lo sosteneva e rese l'anima. E il suo viso riprese una giovinezza, una purezza, una calma inconsueta. La sua giovanile bellezza, per tanto tempo eclissata dalla sofferenza, riapparve. Aveva fatto chiedere il requiem di Mozart affinché fosse eseguito ai suoi funerali, all'introito la marcia funebre dell'artista da poco spirato, all'offertorio i suoi stessi preludi in si minore e in mi minore, la Blasch che aveva cantato il tuba mirum del requiem al funerale di Beethoven lo cantò questa volta. La sorella presumibilmente fece sparire libri, musica e manoscritti, nonché un ipotetico testamento nel quale Chopin aveva disposto che tutte le opere non pubblicate venissero bruciate dopo la sua morte. Grazie all'occultamento del documento, gli inediti sono stati salvati e pubblicati 4 anni dopo, scelti e curati dall'amico Julien Fontana. Chopin riposa a Parigi, nel cimitero di Père Lachaise, ma il suo cuore si trova in un'urna nella chiesa di Santa Croce a Varsavia, secondo il volere da lui manifestato, con grafia incerta e sintassi sconnessa nella sua ultima lettera. «Quando questa tosse mi soffocherà, vi scongiuro di far aprire il mio corpo, per io non sotterrato vivo». L'ultima composizione di Chopin è una mazurka, detta Dernière Mazurka, ultima mazurka. È giunta a noi nella versione del manoscritto solo nel 1965, una miniatura quasi scioccante. Nella sua enigmaticità, nella modernità dell'armonia, la testimonianza di un'anima impotente, ormai rassegnata, l'ultimo tragico, nostalgico, baluardo delle proprie origini in terra straniera, minuto e commosso saluto all'arte e alla vita. Come deve essere triste morire in un luogo diverso da quello in cui si è vissuti. Come sarà duro vedere intorno al mio letto di morte, invece della mia famiglia, un medico indifferente o qualsiasi domestico. Ho il presentimento di partire da casa per sempre, di partire per morire.